Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova serie. Allora, intanto che vi spiego un po' cosa è successo, io comincio a tagliare qualche albero e vi spiego perché siamo qui. Allora, come avrete letto sicuramente dal titolo, dovrebbe essere qualcosa del tipo "Che fine ha fatto Avveame?" Allora, praticamente Avveame è stato chiuso perché per via di molti utenti che usavano trucchi e dovevo le cose lì, mi sembrava sbagliato nei confronti di chi giocava onestamente far entrare anche certa gente. Quindi per colpa di alcune persone Avveame è stato chiuso. Adesso Avveame non è chiuso definitivamente, ovviamente. È una cosa provvisoria. Intanto io ho iniziato questa serie, che sarà una serie comunque che continuerà. E vediamo un po' se c'è altro regno tipo questo qua. Intanto che parliamo, intanto potrei farmi anche già direttamente un po' di assi, un banco da lavoro e anche un po' di stick, in modo che facciamo anche un'ascia, così in modo da tagliare un po' più velocemente la legna. Dunque, praticamente il problema è stato quello lì, quindi ho deciso appunto che per il momento non, anche perché io comunque, ripeto, io pagavo per quel reame, quindi e poi comunque non era giusto per gli altri giocatori. Questo che ho iniziato, come vedete, ci sono le coordinate. Perché? Perché sarà una nuova serie. Per il momento è offline, ma tra qualche, anche perché ovviamente avendo appena iniziato, non avrei cibo per tutti quelli che vorrebbero entrare a giocare, ma dopo sarà una serie online che potrebbe rientrare in un reame in un futuro. Ma qui ci sono solo alberi della giungla, siamo in una giungla, quindi è anche abbastanza normale. E niente, praticamente la novità è questa. Quel mondo là sarà ovviamente eliminato, perché appunto essendo stati usati glitch è inutile andare avanti a giocare con quel mondo là. Mi spiace per chi aveva costruito, chi ci aveva passato molte ore, mi spiace. Comunque ci potremo rifare. Allora, per quanto riguarda questo qui per adesso rimarrà una serie così. Dirò adesso per qualche episodio, farò magari entrerò anche off camera a raccogliere un po' di materiali, quelle cose lì. Rimarrò da solo, poi vi farò sapere, per chi vuole entrare, vi farò sapere su Discord, sul profilo del Reame. Vi dirò quando registrerò e se volete entrare, ovviamente ci troviamo. Comunque vi lascio in descrizione tutti i link appunto per contattarmi nel caso in cui vogliate giocare con me mentre registro. E niente, questa è la principale novità. Io ho messo come difficoltà facile, perché alcuni di voi si lamentavano che la normale era troppo difficile per alcuni, quindi l'ho abbassata a normale, cioè a facile, da normale. E niente, adesso vedremo cosa ci riserverà questo mondo. Adesso io non sto qua a farvi vedere tutto il disboscamento, appena ho finito di tagliare ci rivediamo, adesso farò un piccolo taglio. Okay, tra l'altro è la prima volta che vedo un panda. Nella giungla ci rimango, perché a me la giungla comunque piace, nel senso, dice già un creeper, nel senso magari proprio non come base definitiva, però facciamo comunque una base anche qua, poi magari ci spostiamo anche da qualche altra parte, adesso vediamo. Comunque qua per il momento rimango qua io. Ok, mi sono spostato giusto qualche blocco, adesso qua comincerò a fare una piccola costruzione. Giusto per passare la notte, anche perché pecore qua non ne vedo, per fare un letto, quindi farò una piccola costruzione che poi potremo sicuramente modificare. Ok, la casa è fatta, adesso queste qua saranno tutte poi
saranno poi tutte finestre queste qua, però adesso sono andato a recuperare la sabbia, ma per il momento dobbiamo chiudere perché comunque si sta facendo già notte. Io farò adesso un po' di esplorazione sottoterra per vedere se trovo qualcosa. Ho un buco qua e anche qua se trovo qualcosa ci rivediamo. Ok, finalmente si sta facendo mattino. Allora, sotto di me ho trovato qualcosa. Adesso non so se ve lo metterò in video o no. Comunque, ho fatto un volo pauroso. Mi sono salvato per un pelo. E comunque, sono arrivato ad altezza, cioè sono praticamente volato dai 55. Sono arrivato, forse non è neanche 55. Sono arrivato ad altezza 12. Fortunatamente sono atterrato sull'acqua, tra l'acqua e la lava. Comunque lì sotto ci andremo sicuramente perché secondo me c'è, cioè ho visto che comunque c'è un bel po' di roba da prendere. Adesso vado a prendere dell'altra sabbia perché quella che avevo l'ho usata per venire fuori dal buco. Comunque ho trovato anche un po' di carbone, niente di che, ho trovato un 13-14 perché poi ho fatto anche le torce. E vabbè, un po' di ciotoli e niente, niente di che ho trovato, anche perché poi sono caduto e boh, non sono più sceso poi. Adesso vediamo di picconare questo creeper. Scoppia, scoppia lì. Scoppia? Sono vicino. Bravissimo. Niente, vado a prendere dalla sabbia, facciamo le finestre e poi direi che per questo episodio, questo primo episodio possiamo fermarci anche perché non so quanto verrà lungo. Allora, è tipo un pazzo questo. Ah, è un baby annegato. Ci sono anche i baby annegati. Muori? Ok. Benissimo, adesso facciamo le finestre per il nostro mini accampamento, anzi magari lo allarghiamo anche tanto che si formano, tanto che facciamo le finestre, magari lo allarghiamo di un blocco. Dopodiché per questo episodio ci possiamo fermare qui, penso di non fare nient'altro. E poi nel prossimo andremo. Allora, andiamoci di qua di un blocco. Nel prossimo episodio faremo un orto. E ho visto che ci sono delle mucche, quindi proveremo a prendere anche delle mucche e vedere se riusciamo a farci una mini farm. Ok, facciamolo anche così. Sì, così ci può stare. Ok, poi qui facciamo la finestra. E arriviamo fino a qui, dovrebbe essere. Esatto. Finiti. Così dovrebbero bastare. Benissimo. Poi questa qui, ripeto, la modificheremo, eh. Non rimarrà così. Ok, la porta la facciamo qui. Adesso possiamo togliere questi che tanto facciamo la finestra. Quindi uno, uno, due li possiamo togliere. Questo lo possiamo togliere. Devo anche chiudere questo buco, devo andare a recuperare un po' di terra per chiuderlo. Ok, facciamo una mini finestrella e qui anche, quindi questo lo mettiamo qua,
qui facciamo così. Così. Ok, dovrebbe quasi andare bene. Qui abbiamo da fare la... Ok, così. Questo lo mettiamo qua. Quindi togliamo 2 o 3 da mettere in quel buco che abbiamo fatto dentro. Che lo chiudiamo provvisoriamente per non finirci dentro, comunque poi lo rifaremo. C'è già quello di quello lì, non ho capito che cosa sia, l'ho visto perché adesso è un po' che non gioco più a Minecraft, l'ho visto in questi giorni, non so cosa sia, comunque un tipo un villager che scambia roba. Non ho capito che utilità abbia perché non è nel suo villaggio. Ok, così abbiamo chiuso. Poi direi di fare magari tipo così negli angoli. Questa qui la farei solo di qua. Benissimo, il vetro l'ha fatto, quindi adesso facciamo un po' di finestre. Ce ne date anche per la prossima casa. Ok, così. Così e così. Ok, manca la porta. Ok, non è il massimo della vita come porta, però meglio che non averla. Questi li mettiamo qua giusto per non avere subito lo scalino appena usciamo. Facciamo magari 2 torce giusto da mettere lì fuori da illuminare appena. Allora, direi che si può fare. Allora, 3 dovrebbero essere 12 facendone 3, quindi direi che bastano e avanzano. Allora, facciamo una cosa fatta così per adesso, poi ripeto che è tutto provvisorio, giusto per fare un po' di luce. Adesso, qui anche taglieremo tutte queste piante, perché a me le piante vicino a casa così non è che piacciono tantissimo. Ok, qua e poi ne mettiamo un po' attorno, tipo una qui, una magari la mettiamo qui. Qui non salgo più perché c'è la pianta. Una la mettiamo per di qua, una per di qua e una per di qua. Ok, direi che per questo episodio può andare bene. Intanto qua possiamo anche fare. Vedo che c'è tanto cacao, quindi possiamo farci anche una farm automatica di quello. E niente, nel prossimo episodio magari facciamo come detto l'orto, perché abbiamo sicuramente bisogno di cibo. E poi andremo anche alla ricerca, magari già direttamente nel prossimo episodio, di pecore. Per avere magari un po' di lana per farci un letto. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale per seguire questa serie o le altre serie che sto portando sul canale. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto. Vi invito a passare in descrizione dove trovate tutti i link per raggiungermi sui miei vari social, i link ai canali con cui sto collaborando che state vedendo passare adesso a schermo e il codice amico per le varie console che ho attualmente a disposizione. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!